Le iniezioni intraarticolari rappresentano una strategia terapeutica molto diffusa nella gestione dell'osteoartrosi e sono in grado di ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti dalla malattia. Tuttavia, i criteri di scelta e i tempi di somministrazione dei prodotti non sono uniformi. Ne abbiamo parlato a Pisa in occasione dell'evento Ponte Reuma 2018 con il professor Alberto Migliore. Professore, quando è consigliabile usare l'acido ialuronico? Allora, noi abbiamo uno strumento di grande utilità che è l'acido ialuronico, lo dobbiamo considerare come uno strumento e una terapia di fondo dell'artrosi, per cui l'acido ialuronico va usato innanzitutto precocemente, quando iniziano i primi sintomi e quando viene stabilita la diagnosi. Dopodiché l'acido ialuronico ha un effetto di riduzione dei sintomi del 40-60% e di miglioramento, altrettanto di miglioramento della funzione. E soprattutto dopo un anno di terapia noi siamo capaci di comprendere sia per il ginocchio che per l'anca di quante iniezioni il paziente ha bisogno all'anno, se un ciclo ogni 8 mesi o 12 mesi per il ginocchio, oppure un'iniezione ogni 6 mesi o ogni 4 mesi per l'anca. Quindi noi riusciamo a capire di quanto il paziente migliora e qual è, quindi a personalizzare il numero di cicli che è migliore per il nostro paziente. Professore, lei appunto ha sottolineato di iniziare precocemente quando compaiono i primi sintomi. Quali sono? I primi sintomi li conoscono molto bene i pazienti e sa chi li conosce molto bene? Il paziente che ha avuto una prima artrosi al ginocchio di sinistra, che per esempio, o di destra, che l'ha fatto soffrire, che ha iniziato e che solo dopo alcuni anni si è reso conto della malattia ed è corso a fare i trattamenti conservativi, oppure addirittura è dovuto andare a fare, perché ormai lo stadio era avanzato, il trattamento definitivo di sostituzione protesica dell'articolazione. E quindi quando incomincia ad avere gli stessi sintomi nell'altro ginocchio, li riconosce subito. Perché? Perché all'inizio i sintomi sono subdoli, sono solo qualche volta, quindi sparsi nel tempo e di intensità molto bassa, ma iniziano a presentarsi. Solo che il paziente che non li ha mai sopportati, non li ha mai sperimentati, non li riconosce, mentre il paziente che li ha sperimentati li riconosce. E quali sono? Cominciare ad avere dolore nel salire e scendere le scale, dolore quando ha portato i pesi, ha portato la spesa, i bambini in braccio, quando è stato troppo tempo in piedi, quando la situazione meccanica lo ha stressato più del normale al lavoro o nell'attività della famiglia, solo che non ci presta attenzione, ma invece questi sono i primi sintomi di una articolazione che sta andando verso un'artrosi progressiva e alla fine verso l'insufficienza articolare. Professore, infine dicevamo che i criteri di scelta e i tempi di somministrazione non sono uniformi, come mai? Bene, per la terapia intraarticolare noi abbiamo diversi prodotti, dalla terapia con il cortisone intraarticolare alla terapia degli acidi ialuronici, diversi tipi di acidi ialuronici per peso molecolare, per numero di somministrazioni di infiltrazioni e poi abbiamo anche i prodotti di tipo di piastrine, di arricchiti, quindi di PRP, che però si è visto che non hanno grande influenza sulla terapia intraarticolare, anzi non dovrebbero essere usati, vanno molto bene invece sui tendini, sui muscoli, e abbiamo anche le cellule. Adesso attualmente ci stiamo confrontando con questo nuovo aspetto della terapia di estratti cellulari o dal tessuto adiposo o dal midollo osseo. Quando usarli certamente è un aspetto molto importante e a seconda delle caratteristiche del paziente, nella fase infiammatoria ovviamente il cortisone ha il suo effetto, però deve essere usato per il più breve tempo possibile a livello intraarticolare e non ripetutamente, mentre invece nelle fasi stabilizzate di malattia o dove appunto non c'è una flogosi, l'acido ialuronico è senza dubbio quello che ha che deve essere usato, così come prodotti di acido ialuronico che sono ad alto peso molecolare o tecnologia
mobile ricombinante, che permettono, diciamo, una plasticità del prodotto, possono essere usati di più nello sportivo, per coloro che hanno bisogno anche di una prestazione atletica importante, perché ormai esistono soggetti sani che a 50-60 anni vogliono continuare a fare attività sportiva a livello ludico e quindi hanno però bisogno di un certo supplemento per poter mantenere l'articolazione in forma con questo stress. Quindi questo hanno, potrebbero avere bisogno di questi tipi di acido ialuronico, così come gli acidi ialuronici, diciamo, le fasi iniziali potrebbero, dell'artrosi, potrebbero essere anche quelli a peso molecolare intermedio, mentre quegli altri ad alto peso molecolare più che altro per un effetto meccanico. Tuttavia esistono molti fattori dell'individuo che determinano la risposta all'acido ialuronico. Non possiamo dire che un acido ialuronico sia migliore dell'altro. Esiste l'acido ialuronico giusto per il paziente giusto nella sua giusta fase di malattia. Quindi occorre fare studi in questo senso e occorre cercare di applicare le conoscenze che noi abbiamo dei diversi prodotti e del profilo del paziente, che è importante, per trovare questo match, questa combinazione, questo matrimonio felice tra il giusto prodotto di acido ialuronico e il giusto fenotipo del paziente.